Buongiorno cari amici, anche se oggi non è un buon dia, dopo di ieri che ci hanno fatto una paga rotta così, un dolore alla cabeza, mi duele la cabeza, ci hanno fatto una pelota, ci hanno fatto il ragù, come si dice in Spagna. Però calma, perché gli schiaffi possono essere educativi, gli schiaffi educativi nella vita servono, io sono un grande fan degli schiaffi educativi. Poi, apro questo parentesi, mi auguro che nessuno sprechi più tempo, fiato energia, offendere Donnarumma perché è un campione, ed è un costume tipicamente italiano di offendere chi ce la fa, perché siamo un popolo di mediocri, chiuso la parentesi. Dico, se dobbiamo sfogare la nostra frustrazione, facciamolo con chi merita di essere criticato. Perché chi fa sbaglia ed è accettabile, è responsabilità di tutti. Chi non fa, no. Tipo Pellegrini, non puoi prendere la 10 fra e non orientare. Non ti dico puntare, imbucare, ma non orientare una volta il controllo verso la porta, fra, con la 10. Ma non ti vergogni, fra. Ma sei serio? È gravissimo. Cristante controlla 3 metri al limite della regolazione, riparte. La tecnica, Cristante, non è la moglie del tecnico. Tu non sei tecnicamente preparato per fare un europeo. Non puoi giocare, fra, cioè, ma è la verità. Ma uno deve anche alzare la mano e dire, fra, mi siedo. Oh, nipotini Alessio, ha interrotto il video così, però, allora, fatemi dire. La tecnica non è la moglie del tecnico. Questa passa la storia. Aspetto la prossima cacata di Alessio, ciao.